Adalia, la fattoria ruralia, la biodiversità e la cultura del gusto la fanno da padrone. Ne parliamo con Giuseppe Leone. La biodiversità che noi rappresentiamo in questa fattoria rurale non è altro che la rappresentazione, l'immagine della masseria, dell'azienda che costituiva la famiglia rurale negli anni passati. La biodiversità è legata principalmente a tre fattori: terra, cultura e cibo. E noi qui lo rappresentiamo dalla trasformazione dell'arte bianca che comprende i grani, farina, pasta e pane e dolci. L'altra trasformazione dell'arte bianca comprende il latte. Andiamo a produrre semplicemente del letume e formaggi freschi e ricotta. L'azienda è tutta in biologico già da diversi anni e si è creato all'interno del territorio quello che oggi si chiama ecosistema. L'ecosistema nella fattoria rurale comprende principalmente tutti quei fattori che sono legati alla produzione vegetale, che comprendono la specie vegetale e la specie animale, quindi dagli insetti che naturalmente vanno a formare quella lotta integrata al fine di ottenere un prodotto sano, anche se alla vista non è gradevole, ma che sotto un profilo salutistico per l'organismo umano è sanissimo. Quindi parlo di verdure, parlo di ortaggi, parlo di frutta e di vini. Allora, la giornata inizia alla fattoria didattica con diversi percorsi che iniziano dalla presentazione dei grani, delle farine, quindi alla trasformazione del pane e della pasta che sono cucinate in forni a legna, alle passeggiate e alla visione di frutteti, quindi di frutta sempre in biologico, dei campi di grano, delle ortive, cereali, leguminose, frutta, ortaggi e piante officinali. Poi ci sono le passeggiate a cavallo, la visione, quindi la trasformazione del latte in formaggi, ricotte, scamorze, tutto questo che comprende il mondo caseario, e poi la parte, diciamo, più nobile, che è la cucina, quindi il pranzo. Viticoltori Associati, una cantina che si sta affermando anche a livello internazionale. Ne parliamo col presidente Giovanni Greco. Viticoltori Associati, o meglio dire CVH Negati, è una cooperativa che ormai quest'anno noi facciamo 50 anni dalla sua nascita e che ha sviluppato negli ultimi anni un progetto legato alla qualità, al territorio, ai vitigni siciliani autoctoni. Infatti noi siamo una cantina che produce principalmente neurodavola, un neurodavola fortemente caratterizzato dal territorio, dall'identità territoriale, perché riteniamo che la Sicilia produce eccellenze ma deve legare i suoi progetti, la sua qualità ai vitigni autoctoni. Cooperativa Madre Terra, una produzione importante di pasta all'interno delle Madonie. La cooperativa Madre Terra esiste da circa 4 anni e diciamo come prospettiva principale di far arrivare il cibo in tavola a basso prezzo, alta qualità. Facciamo 3 tipi di pasta: busiata, busiatino e cavatelle attualmente. Fra poco faremo pure fusilli e casereccia. Cosa si intende per alta qualità? Quali sono le proprietà particolari organolettiche di questa pasta? Allora, principalmente usiamo i grani antichi. I grani antichi intendo i grani che si mettevano una volta a livello molecolare con una sola piastrina, non 4 come quelli moderni, perché il nostro corpo ne può assimilare 3. Poi biologico, naturale, senza nessuna sostanza chimica, nemmeno la percentuale consentita, e a pietra perché la farina non riscalda e non perde tutto quello che contiene.